Nuovo ciclo di incontri legati a PrestaShop per aprire un negozio online. 15 minuti di sigla e torniamo al nostro nuovo tutorial. Come anticipato nel titolo, in questo ciclo di incontri andremo ad analizzare un CMS dedicato esplicitamente per i sistemi di e-commerce, in questo caso PrestaShop. L'ho scelto perché è abbastanza semplice da usare e permette tante cose interessanti. Allora, ci sono due sistemi per poterlo installare sul proprio server. Il primo è quello di scaricarlo previa registrazione. Oppure, se abbiamo un hosting provider tipo Netsons, che abbiamo parlato in un altro ciclo di incontri, è possibile fare un'installazione automatizzata. Vediamo nel nostro esempio come installare un PrestaShop su un account gratuito di Netsons. Come già sappiamo, andiamo nella pagina principale, Hosting, scegliamo Hosting gratuito, clicchiamo su Prova. E diamo il nome al dominio di terzo livello, quindi demo PrestaShop. Controlliamo che il nome non sia già occupato da qualcuno e proseguiamo con il nostro ordine, in quanto ci ha detto che non l'ha occupato nessuno. Continua, come vedete i totali sono sempre 0, bonifico bancario. E procediamo col nostro ordine. Quindi ora l'ordine è in lavorazione, attendiamo che ci dia l'esito. Ovviamente non ci chiede nessun pagamento perché stiamo sfruttando un hosting gratuito. Diversamente, se stavamo utilizzando un hosting a pagamento, sarebbe stato opportuno indicare quale metodo di pagamento avremmo voluto impiegare. Ovviamente quello che io consiglio è sempre tramite PayPal, carta di credito, perché il riscontro è più immediato. Bonifico bancario, bisogna attendere sempre i tempi della transazione, che sono normalmente 2-3 giorni. Perfetto, è terminato l'ordine. Abbiamo il numero d'ordine che ci indica a qual è il suo riferimento e continuiamo nell'area cliente. Abbiamo i nostri hosting, andiamo a vedere il demo Presta, andiamo nella gestione dell'hosting, quindi ci spostiamo nel cPanel. Noi vediamo che come applicazione predefinita ci ha installato il WordPress, quindi procediamo alla cancellazione della nostra installazione, quindi la seleziono. E la elimino e confermo la cancellazione della nostra installazione. Lui fa una verifica di tutti i dati e procede quindi alla cancellazione. Impiegherà circa 3-4 minuti, ma anche meno, dipende sempre dalla connessione internet e dalla velocità del server sul quale è ospitato. Dopodiché andiamo a cercare il nostro PrestaShop. E-commerce, ok, perfetto. E cerchiamo PrestaShop. Eccolo qui. Quindi gli chiediamo di installarlo. Il dominio è quello che corrisponde. Demo negozio PrestaShop. L'admin folder è la cartella dove risiedono i dati dell'admin. Qui ci mettiamo la nostra email. E qui selezioniamo una password che abbia almeno un valore superiore a 80. Password admin. Abbiamo raggiunto 89, dovrebbe andare bene. Nome e cognome.
Procediamo all'installazione. Il sistema in automatico installerà il nostro PrestaShop all'interno dell'hosting che abbiamo selezionato. Ovviamente anche qui la durata dell'operazione dipende strettamente dalla velocità sul server, sul quale noi stiamo lavorando, sul quale viene ospitato, il nostro script. Normalmente il sistema ci informa che l'operazione durerà mediamente dai 3 ai 4 minuti. È chiaro che durante questa operazione la pagina non va aggiornata, non va chiusa, non va fatta alcuna operazione, altrimenti si blocca il processo di installazione. Quindi attendiamo ancora qualche secondo. Come potete vedere, nonostante sia un hosting gratuito, l'installazione procede abbastanza spedita, abbiamo superato già i tre quarti di installazione. Oramai manca proprio pochissimo. Io cerco di intrattenervi con le mie parole per non lasciare un silenzio inaccettabile durante il video. Installazione terminata. Lui ci fa vedere la directory nel quale è stato installato il software. Ce lo ritroviamo qui con un template base e qui abbiamo la parte amministrativa nella quale utilizzeremo i dati che noi abbiamo utilizzato in fase di registrazione per poter entrare all'interno dell'amministrazione del negozio. Chiaramente, essendo il primo avvio, impiegherà un pochettino di tempo perché sta riorganizzando l'intera cartella dell'amministratore. Eccolo qua, quindi mettiamo la nostra email. Password di admin. Rimaniamo loggati. Allora, una cosa molto importante, come vedete, il certificato di sicurezza mi dice che il sito non è sicuro. Quindi una cosa sicuramente da fare è all'interno del nostro pannello di controllo verificare l'installazione del certificato Let's Encrypt SSL. Questo ci serve per avere una connessione sicura all'interno del nostro negozio. Considerato che gestiremo dati utenti e transazioni, è opportuno che queste vengano protette. Quindi clicchiamo su Issue e confermiamo l'installazione del certificato SSL, il quale andrà in automatico ad installarsi sul nostro server. Perfetto, go back. Installazione del certificato avvenuta con successo.